Istituto Zooprofilattico. Contrarietà alla diga in Valsessera. Associazioni del volontariato. Il consiglio resta a Palazzo Lascari. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 30 settembre il Consiglio regionale ha ricordato Giovanni Furia, consigliere nella prima legislatura, recentemente scomparso. L'Assemblea ha poi approvato la legge che riforma l'Istituto Zooprofilattico. La proposta di deliberazione che individua le associazioni per il Comitato del Volontariato e ha chiuso la seduta antimeridiana dopo l'ampio dibattito sull'ordine del giorno, respinto, di solidarietà ai lavoratori della cooperativa REAR, presentato dal Movimento 5 Stelle. In apertura di seduta pomeridiana il Consiglio ha espresso contrarietà al progetto della diga in Valsessera e ha approvato 3 documenti di indirizzo, rispettivamente sul riutilizzo sociale del castello di Miasino, sulla figura degli odontotecnici e sulla trasparenza dei fondi dei gruppi. In primo piano. Diminuire il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, aprire l'attività anche a enti esterni e nominare al più presto il garante regionale per i diritti degli animali. E quanto prevedono rispettivamente la legge e l'ordine del giorno approvati il 30 settembre dal Consiglio regionale. Abbiamo approvato una legge regionale che recepisce alcune modifiche negli organismi di gestione dell'Istituto Zooprofilattico. La modifica non è sostanziale, di fatto riduce da 2 a 1 i rappresentanti del Piemonte in questo istituto che vede insieme Regione Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ma è una cosa comunque importante perché garantisce la piena operatività di un istituto che ha delle funzioni strategiche nel campo della sanità, della medicina veterinaria, della formazione, della vigilanza degli alimenti, quindi riteniamo che sia una cosa assolutamente doverosa e opportuna. La Regione Piemonte con questo DDL rinuncia incomprensibilmente a un suo esponente nel CDA dell'Istituto Zooprofilattico. È l'ente che controlla le mense dove vanno a scuola i nostri figli, è l'ente che controlla lo stato di salute del bestiame del Piemonte, è l'ente che occupa il 90% del suo interno personale piemontese. Nonostante ciò, il Consiglio Regione del Piemonte e il centrosinistra vanno a dimezzare il peso del Piemonte nel CDA, parificandoci senza alcun motivo con Liguria e Val d'Aosta. Noi abbiamo provato a fermare questo DDL senza alcuna motivazione, anche perché è già stata annunciata dal PD una riforma integrale degli istituti. Quindi questa è una situazione che si annuncia già provvisoria e va a penalizzare ingiustamente la nostra regione. La discussione di 2 ordini del giorno sul progetto di una nuova diga sul fiume Sessere in provincia di Biella ha aperto la seduta pomeridiana di martedì 30 settembre. Il Consiglio regionale ha espresso contrarietà al progetto, votando i 2 documenti proposti rispettivamente dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Credo che l'approvazione dell'ordine del giorno di oggi contro la diga della Valsessera progettata dal Consorzio di Bonifica, il Consiglio regionale Regione Piemonte segni una pagina importante. Vuol dire voltare pagina, opporsi ad un progetto non a prioristicamente, ma soprattutto di questi tempi in cui si parla di spending review, dove la popolazione anche nel biellese deve fare i conti con l'apertura delle strade, anzi probabilmente con la chiusura, avendo una provincia in dissesto, con delle strade che non si riescono a mantenere, andare a proporre un'opera da oltre 300 milioni, credo che veramente gridava vendetta. Si chiede quindi alla Regione di rivedere e di ritirare gli atti precedentemente approvati nelle legislature precedenti. Oggi da parte del Consiglio regionale sono state approvate 2 mozioni che chiedono alla Giunta regionale di fermare i lavori per la diga sulla Valsessera. Da parte del gruppo Forza Italia ci siamo dichiarati contrari a questa modalità perché se ci sono questioni tecniche giustamente devono essere analizzate e rivalutate. Se è una scelta politica, se l'assuma completamente la Giunta, che vuol dire che cambia idea rispetto alla scelta di Mercedes Bresso nel 2007-2009. Nella seduta del 30 settembre il Consiglio regionale ha individuato 4 associazioni per il Comitato regionale di gestione del Fondo speciale del volontariato. Si tratta di Orizzonti di Vita, Coordinamento regionale, Associazione Donatori Sangue, FIDAS, ASP, Associazione Nazionale Pubblica Assistenze, ANPAS e l'Associazione Volontari Ospedalieri, AVO.
La Regione elaborerà un progetto per il riutilizzo sociale del castello di Miasino in provincia di Novara, bene confiscato alla mafia. Lo ha deciso l'Assemblea Legislativa, che ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Domenico Rossi, Partito Democratico. Voto favorevole anche sull'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che prevede la pubblicazione su internet delle spese dei gruppi consiliari e su due documenti proposti rispettivamente dal Partito Democratico e da Forza Italia per il riconoscimento del profilo professionale dell'odontotecnico. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del presidente Mauro Laus, ha formalmente deciso che la sede rimarrà a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15. Le ragioni sono economiche. Nel nuovo grattacielo della regione, in zona Lingotto, non ci sarebbe posto per uffici e gruppi e sarebbe necessario costruire una nuova palazzina. Insostenibile poi la vendita dell'attuale sede, lo storico edificio barocco, per i suoi vincoli architettonici.